di accoglienza e inclusione nei confronti di un ragazzo del Ghana, venuto a lavorare nel nostro paese. I protagonisti di questa vicenda sono gli abitanti della comunità di Vignale, Monferrato, con in testa il loro sindaco, Tina Corona, che sono stati vicino a John Baldi, il giovane lavoratore di un'azienda vinicola, in un momento di grande difficoltà personale. Il fatto è venuto alla luce perché ne ha parlato il Papa Francesco all'anno domenicale della scorsa settimana, raccontando questa bella storia di integrazione sociale e solidarietà. John si era ammalato gravemente e aveva espresso il desiderio di poter riabbracciare suo padre, per cui gli abitanti di Vignale avevano fatto una raccolta fondi per permettergli di ritornare nel suo paese, dove si sta curando e piano piano, come per miracolo, sta tornando tutto alla normalità e quando finalmente sarà bene ritornerà a lavorare nel nostro paese. Il premio per la vittoria non può discriminare gli atleti disabili. Il fatto è avvenuto in Serbia durante l'Olimpiade degli scacchi che si svolse alla fine dello scorso anno. I protagonisti sono alcuni giocatori di scacchi non vedenti che hanno vinto importanti tornei internazionali, inclusa l'Olimpiade degli scacchi. Gli atleti disabili non hanno ricevuto gli stessi premi previsti per gli sportivi che vincono alcune competizioni del Ministero dello Sport e a fronte delle sfide dell'autorità serbe. Si sono rivolti alla Corte di Strasburgo che si occupa dei diritti dell'uomo. La sentenza della Corte di Strasburgo del 25 gennaio ha dato ragione agli atleti ricorrenti, affermando che il premio della vittoria non può discriminare gli atleti disabili e ha condannato la Serbia a versare i danni e a concedere i premi maturati e anche quelli futuri previsti per tutti i giocatori disabili non. Gli atleti disabili non devono essere discriminati e questo vale anche per i premi.